Buon salve, salve, ciao a tutti. Dorebbe, si dovrebbe sentire, vero? Ciao, borner 89 Bella. E anche a Pok Jungle. Salve, mi si sente, spero. E ho avuto un po' di problemi di audio, quindi non so se sarà troppo alto. Dovrò regolarlo un pochino. Perché è da qualche giorno che non ho streamato e è successo il casino. Ciao, Pit, Bella. Pit Parkour 2002, salve. Ok, oggi... Ragazzi, dobbiamo continuare la nostra grande oh, cavalcata. La nostra grande cavalcata su Bloodborne. Tanto, fatemi sapere voi come state. Se tutto bene, se avete passato delle belle vacanze. Buonasera, Spartano, salve. Stavolta ho messo il titolo io, eh. Hai visto? Mi sono diventato bravo. L'ho pure modificato. Ciao, Vladifiore Bella, ragazzi. Fatemi sapere un pochino cosa avete fatto di bello. Io ho fatto schifo tantissimo. Salve VGB. <ride> Bella, <ride> VGB. Dark Knight. Salve. Non vedevo il tuo nome perché era blu scuro e io ho i colori scuri, quindi. Uh, il blu scuro. Non... A malapena lo vedo. Bella. Allora, dobbiamo continuare oggi abbiamo usato ancora Sinergo, se non sbaglio, che non è ancora uh, stato distrutto male dalle creature. Quindi possiamo fare grandi cose: Abbiamo battuto la belvassiata di sangue. Eravamo arrivati a... davanti al Vihare Amelia, se non ricordo male. È da un po' che non ci gioco, quindi da una settimana. Quindi devo fare anche un po' il punto della situazione Eravamo arrivati alla vicaria mele Dobbiamo andare però a fare la strega di Hemwick prima Perché poi almeno il vicaria mele si fa molto più facile Ecco, con qualche statistica aggiuntiva Non ci fa schifo, ecco Quindi io Passo un pochino qua Devo mettere però Bloodborne Che non l'avevo ancora messo E... Il problema è che è parecchio alto il volume qua Dov'è Bloodborne? Oh, shish. Me l'hanno rubato, che è successo? Blackboard, 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 dove sei tu? Minchia. Ho trovo la custodia? The standard, the, 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 the. Non è che l'ho messo qua, no. Per noi è buono volume, ok. Meno male, almeno per voi lo è. Per me è tipo altissimo in cuffia e non posso regolarlo in nessun modo. Uh, ma la cosa peggiore è che non trovo Bloodborne. What? Che cazzo è successo? È caduto? Come si fa? <ride> Oddio! Questo non è... Raga è grave. Sì, ci sono queste collaborazioni incredibili. Il problema è che questa collaborazione. È, <ride> è un po'. È un po' repentina. Non trovo più. Raga, adesso sto anche fuori per giorni, io non lo so dove l'ho ficcato. <ride> eccolo, 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 eccolo! Ok, trovato. Tra l'altro questa custodia è talmente vecchia, cioè... Che non è proprio bianca È tipo colorata di gr grigiotta Non so se si vede È un po' più È parecchio più scura rispetto alle altre Quindi passa un po' inosservata Comunque l'ho trovata Allora L'abbiamo trovato Io mi devo legare i capelli però Perché sennò qua è, è Drammaturgico Sennò qua i capelli Mi, mi devastano l'anima Ragazzole, cosa avete comprato per Natale? Ditemi un po', che avete fatto di bello. A parte il cenone e esservi spaccati malissimo. Che io, tra l'altro, ho mangiato relativamente poco. Perché a Natale io cerco sempre di non. di non esagerare, perché tanto poi sto male tutto il giorno e anche i giorni dopo. Che. se mangio tanto a Natale, al pranzone, poi. che non si fa solamente il pranzo. Ehm. Facendo solo il pranzo eh, evito di mangiare troppo Almeno la cena, qualcosina mangio di avanzi Mi ha dato l'affiliato Nice, bello Sono contento per te L'affiliazione è, è il primo passo Verso il mondo Lo sto passando a mangiare E adesso mal Lo malato Anche mia mamma si era ammalata E anche cioè, un sacco di miei amici si erano ammalati C'è in giro influenza Per fortuna io almeno sono immune per ora anche perché sono uscito, ma non ho contratto alcuna forma patologica. Tra l'altro, qui c'ho ancora i biscotti, i biscotti qua. Io non ho pranzato, ragazzi. Cioè, è un po'. Oh là. Un po' lo schifo. Ok. E per Natale mi sono fatto sta sedia io. L'unica cosa che. A parte qualche spicciolo, qualche soldo. Ho questa sedia che, però, onestamente. È un po' strana. Non mi ci devo abituare, buona segiolina. Sì, ma che altro sapete? È... Allora, è... È un... il fatto che mi ci devo abituare un po' mi condiziona. Cioè, non la trovo comodissima ancora. E c'è i cuscini che a volte si spostano. Un po' fa per fastidio. Però c'è anche. Cioè, si può sdraiare, può fare un sacco di cose. Una stampante 3D, minchia, tanta roba. Veramente figo Non l'ho mai usata una stampante 3D Sarebbe interessante Mi sono preso una Secret Lab Cos'è? Cosa sarebbe? Comunque allora, Il problema è che no, Per me non è troppo alto il volume Non questo almeno Però quando metto il coso di Sekiro è, è drammatico Una marca di sedia Ah, uh, sempre di queste qui, tipo Che io in realtà io mi sono formato un po' sulle sedie Ho visto questa qui che più o meno uh, Più che altro aveva i braccioli regolabili Che si alzano e si abbassano Che mi interessava particolarmente perché ho la sedia Ho la scrivania abbastanza bassina E volevo averci i braccioli più bassi della sedia Per mettermi il più vicino possibile Cosa che prima non potevo fare E questa qui era una delle poche che le aveva che era anche abbastanza regolabile Quindi ho deciso di prenderla Comunque, comunque, comunque. Cosa abbiamo qua? Un po' di roba. Ok, meno male. Io poi, ragazzi, solitamente io avevo. mi ero ingegnato un po' a fare un bel po' di giri con l'audio per sentire sia l'audio del computer che della PlayStation dal. contemporaneamente in modo da non dover mettere tipo due cuffie, perché ad esempio a volte arrivano gli alert. Uh, che ne so, dei, del follow del sub anche sul canale mio. E volevo poter sentire sia l'audio di gioco dalla Play Ma anche sentire, che ne so, la musica è dal computer o quant'altro Quindi ho fatto un bel giro di... Cioè, un po' di magheggi con le uscite audio Ero riuscito a fare questa cosa che con le cuffie sentivo sia l'audio di computer che della, della Play Solo che oggi, mentre sono andato a avviare, è successo... Sto casino, non si sentiva più niente Buonasera, buonasera, caro Ben trovato e Emanuele, bella Allora, mettiamoci su un po' di Echi del Sangue Un po' di... Pietra del ca... <coughs> sangue freddi. Sanguetti. Ok, siamo, siamo belli grossi, eh. Siamo più grossi di... Di Rocco. E però la... Dov'è l'automa? Ah, è qui l'automa. L'avevo picchiata la volta prima, giusto? <ride> allora... La resistenza l'abbiamo a 15, e penso vada bene. Portiamo a 15 anche la forza. E siamo a cavallo. Siamo pronti. Tanto non mi pare di poter aumentare l'arma qui. E invece si, sì, Ricco. Ven qua, vien qua. L'arma più 4. Ok, siamo veramente forti forti ora. Ciao purupuddu, Buonasera. Allora, ricapitolando, dobbiamo andare uh, a Cathedral World, mi pare, sì, e da lì farci tutto il, il girone. Ben ritrovato, ciao Cigester, salve. Tra l'altro, lo, lo dicevo prima, questa settimana ho streamato veramente poco perché dovrò mm, cambiare, cioè mi dovrò trasferire per un po', che devo tornare a Firenze finire gli esami, a seguire le ultime lezioni e andare gli esami, perché diciamo che l'ho interrotta per un po' l'università, quindi devo rimettermi un po' in carreggiata con le lezioni e ho bisogno di riseguirle, e quindi dovrò spostarmi. Buonasera, Davide, quindi sono un po' incasinato ultimamente, devo cercare una sistemazione, devo vedere un po' gli orari delle lezioni, se posso fare su e giù col pullman, un po' macello. Ok. Bravissimo te. Ora, rifaccio tutta questa È un po' una rottura di scatole. Oh. Perfetto. Bene così. E tra l'altro ho anche cambiato controller perché quello vecchio era mezzo rotto. Quindi ho detto sai che non voglio rischiare di morire per stupidate. E mi sono messo un controller uh, vecchio, ma almeno che funziona. Allora, obiettivo di oggi: non morire, che sarebbe il minimo. Sarebbe il minimo. E raggiungere la strega di Hemwick. qua a sinistra. Questi. Lasciamoli stare, va. Che tra l'altro questa è una zona molto tranquilla, secondo me. Nel senso, non è difficile. C'è solo un piccolo sotterfugio che ti fanno, una piccola fregatura. Uh, All'inizio dell'area, prima di arrivare a, effettivamente a Henwick, che è piano di nemici che ti spammano coi proiettili. Che studia all'università la grandissima e rinomata scienze maestri per la comunicazione. E voi chiedete: ma che fai a fare dopo? Niente. No, raga, niente, no, devi continuare. Solo che... Diciamo, dopo tanto tempo non sono uno che ha studiato... Cioè, non sono mai stato uno che ha studiato molto in realtà. Ho sempre studiato il minimo indispensabile per fare quello che dovevo. E ho, ho sempre preferito fare altro che studiare, ecco. E col passare del tempo ho detto, voglio fare qualcosa di pratico. Qualcosa che mi possa anche piacere. E... Diciamo che... Ho combattuto anche contro un po' tutto e tutti per, fare, per iniziare a streamare. Perché molti dicevano: Eh, ma tanto non, che vuoi fare? Non, non ci chiappi niente. Non, non farei mai un tubo. Non puoi emergere. Ormai è tardi per emergere in queste cose. Ma in realtà è una cavolata. E più che altro l'ho fatto anche per dimostrare questo, forse. Non lo so. Cioè, mi piaceva, ma volevo anche... mi sono anche impegnato un po' per vedere dove potevo arrivare. E sono soddisfatto, eh. Ma allo stesso tempo non posso, cioè non posso lasciare a la metà sta cosa, mi mancano gli ultimi esami, sono tipo 5-6 esami che, che mancano. Quindi è un po sarebbe un po' un peccato. Sì, anche perché, io cioè, effettivamente di pratico non ho mai fatto nulla. Anche perché sono stato, diciamo, un parecchio aiutato. Cioè, a casa non c'è mai stato necessità io che andassi al lavoro, ecco. Per questa cosa sono stato fortunato. Eh, però ecco è una cosa che Magari non hai necessità Ma comunque vorresti fare E mentre ero a Firenze Sono stato un po' Ho fatto un po' il lavoretto del cavolo Non prendevo nulla eh, Perché Figurati Era il lavoro del dialogatore Era un dialogatore del cavolo Che ti fermava per le stalle Cercava Di fare beneficenza Per Save the Children E questa roba così eh, Anche per WWF e Teleton Però ecco non ti, prendi, non ti davano un cavolo di soldi <coughs> Paga, ti vieni pagata a provvigione e la gente non, non è molto propensa, soprattutto in questo periodo, a fare beneficenza per strada. E quindi con, considerate che avrò fatto... Boh, ma neanche qua un centinaio di euro. Anche perché poi mi sono preso una multa per tornare a casa. Che c'era tipo l'ultimo pullman disponibile per tornare a casa, sono salito e mi sono preso una multa. E quindi parte dei soldi che avevo guadagnato che li ho spesi per la multa. Perché ti dico, è bello, è eh, un lavoro molto simpatico. Ti dicono: Eh, guarda, vai nel punto X. Uh... Il giorno prima ti dicono, la sera prima ti dicono: Guarda, devi andare nel punto X uh... domani mattina magari non sai manco dove devi andare ma ovviamente c'è Google Maps però te, tipo devi fare i peggiori di quei pullman per raggiungerlo poi magari devi passare in ufficio devi prendere il tavolo con le cartelle un sacco di roba e portartela in spalla e una bella roba e insomma ho fatto questo lavoretto ho perso per fare ciò ho perso, ho perso anche lezioni perché nel frattempo c'erano lezioni che non riuscivo a frequentare e sono rimasto un po' fregato ecco Mi sono un po' fregato con le mie mani, però da una parte sono contento dell'esperienza. Perché comunque mi ha aiutato. Anche a interagire con le persone a parlarne. Insomma, è utile come cosa. Certo non, era non è la mia aspirazione di vita, però. Ok. Siamo arrivati abbastanza illesi. E questa è una zona molto tranquilla alla fine. Mi sento quasi a casa quando arrivo qua perché so che non muoio. E sta a vedere, eh? Cheat. Le bisciotti, queste, sono abbastanza lente, non fanno nulla. Ah, sti cuscinotti. Che poi averci la coda, i capelli legati dietro e il cuscino è stranissimo. Attenzione. Pem. Uh, allora, dovremmo riuscire a fare tutti e due i boss oggi, abbastanza tranquilli, secondo me. Solo che dopo Amelia c'è i boschi proibiti che sono un po' un palo in culo, che è la zona che più detesto del gioco. E lì molto spesso mi capita di morirci anche. Sono quelle zone X che. devi sempre stare un po' cauto. Allora, qui c'è lo shortcut. Qui c'è la conoscenza del folle, che. in realtà non vorrei usare. Perché più conoscenza del folle ha, alla fine, più è leggermente complicato in alcuni punti. Quindi, però, rimaniamo con un profilo basso saremo un cacciatore ignorante che non vede le cose per ora allora qui ricordo che c'è qualcuno che rompe le scatole ok Dai, sei serio. Uh, io faccio il mio indispensabile. Per gli esami che mi interessano poco. Invece per quelli che mi piacciono, studio normale. Faccio anche i risultati sono... Uh, si sì, sono migliori abbastanza. Uh, io poi ho avuto de... delle cose all'università che mi hanno fatto veramente girare il cazzo. Che proprio... Uh, mi hanno fatto perdere la... neanche la stima, ma... Ma ha fatto cascare proprio le palle. Uh, una delle cose che più mi ha fatto giocare coglioni è stato quando eravamo a, in un'aula che poi le aule sono tremende. Io mi aspettavo chissà che sta che nell'università, le aule fighe eh, ci mandano nelle cappelle a momenti della, della chiesa, e c'è un eco della Madonna. Dove ha sparato? E c'è qui un sacco di eco: non si capisce un cavolo, e ogni minimo sussurro che fai fa un casino in tutta, tutta l'aula. La, e quindi anche l'insegnante si triggerà più facilmente. E insomma, eravamo con questa qui di italiano, che era frustratissima era. E si, in quell'aula c'era sempre rimbombo. Ogni minima cosa era casino. E lei si incazzava ogni volta. E a un certo punto spesso erano quelli dietro. Facevano casino, perché ovviamente è sempre così. E questa si è triggerata a un certo punto. Ha detto: Ah, sai che? Vaffanculo. Basta mi sono rotta le scatole. Voi venite qua, pensate di frequentare sta cosa. Uscì qua con sto foglio. Un foglio di carta che non vi serve a un cazzo. Parole sue. E a fare, venire qua, a tratteggiarvi, a fare queste cose. Allora io vi do, vi do un libro in più a tutti, da leggere, da, da portare all'esame. Cioè io, onestamente, essere trattato come un bimbetto delle medie barra superiori non, non ci tenevo un cazzo. E soprattutto di pagare per altri che facevano i cazzi loro ancora meno. E di conseguenza quell'esame non l'ho mai dato. Mi sono proprio rifiutato. E niente, ora quella lì non c'è più. Quella bastarda. E adesso mi sono deciso anche a, a darlo quell'esame. Magari rifrequento le lezioni. Ovviamente dovrò andare a sentire il professore. Eh. Perché quando cambia il professore, magari cambia il programma, cambiano i miei libri, cambiano un sacco di cose. Ma guarda, preferisco ristudiarmi tutto un programma che dare l'esame con quella. Buonasera, questa pane dimensionale, bella. E poi vabbè, cioè i professori alla fine fanno quello che cavoli pare, a volte non vengono, fanno un sacco di minchiate. Allora, che università fai? Sono appena uh, arrivato, non ho sentito l'inizio. Eh, faccio scienze maestie per la comunicazione, ma stavo parlando di come mi sono scese un po' le palle nel, nel farla. Non tanto, cioè, alcune cose erano interessanti. Proprio più che altro per l'atteggiamento dei professori e per le strutture. Ciao, laguna, cioè le strutture facevano schifo. I professori, non a, volte cioè, a volte non c'erano, non sapevi, non c'erano i posti a sedere. Cioè, per me è una cosa inconcepibile Pagare mille passa e euro di, di tasse per l'università e ritrovarsi a sedere per terra che poi eh, in è un discorso vale soprattutto il primo anno, il primo anno ti ritrovi, se non arrivi presto, 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 cioè almeno 20 minuti prima della lezione ti ritrovi col culo per terra, là. E i, i le macchine non funzionavano, i proiettori non funzionavano, le aule non c'erano piene di eco, non bastavano per tutti, la gente era pure a sede in corridoio, raga, ma di che stiamo a parlare? Sannino Benedetto, salve. E poi alcuni, alcuni professori sono proprio lì che, cioè... Te dici vabbè faccio scienze mistiche della comunicazione e ti aspetti i professori che sappiano comunicare E eh, invece no <ride> Invece però, proprio per un cazzo Oh mio dio uh, Che sia la mia morte questa Bello per una frazione di secondo non mi sono curato Dio... Mm... Mm... Ah... Ah... Eh sì, si va, si va. No, che ansioso no. In realtà sono molto più tranquillo. Poi ho avuto anche, diciamo che dividevo la casa e... con un'altra persona ed era piccola e non c'erano neanche spazi. Madonna santa. Oh, sì. Comunque ha vinto Sinergo, è arrivato più avanti lui. Sto prima di economia aziendale alla Federico II, non so dove sia. Eh, io uno degli esami che mi è piaciuto di più l'ho quasi odiato per colpa della prof, l'ho dato tre volte. No, io vi giuro, a Scienze umanistiche per la Comunicazione avevamo un esame di statistica e voi mi chiedete che c'entra, boh in realtà non lo so, però era anche cariname cosa, solo che alcune cose non le spiegavano bene, poi ovviamente facendo una materia umanistica, non è che sei molto bravo a fare questa roba. Ed io l'ho dato, sono andato a darlo due volte, Il prima, la prima volta l'ho bocciato, e la seconda ci ho provato e sono andato, e nel, fr nel frattempo mentre parlavo con gli altri, uh, c'è gente che tipo l'ha ridato sette volte quell'esame, cioè, che schifo, a Napoli, ok. Sicché sì, quando uno anche lo boccia sette volte, diciamo. È un po' grave. Buonasera, Still. Comunque, altro, altro giorno un'altra merda. Cioè, sono morto. Mi piace Magic. Eh, non tanto. In realtà preferisco le Yugi. Per quanto. Ora si è diventato un po' strano le Yu-Gi-Oh! Eh? Mi sono riappassionato nell'ultimo annetto e mezzo, dall'estate scorsa. Mi sono un po' rinforzato. Riguardavo qui come funziona un po' le, le Yu-Gi e tutto, tra i link e tutto, è un casino. Cioè. Ma poi. Ora Ci sono anche su Magic le carte che costano un culo, però. Seco secondo me, anche senza carte costose, riesci a divertirti a Magic. Uh, invece Yuki, boh, cioè ti fai i mazzi un po' forfan con gli structure ma... Buongiorno! Ormai Yuki è un'altra cosa... Sì, tutti quei link... Uh, è basato tutto sulla negazione degli effetti. Cioè, te vinci negando l'avversario, non perché... Non per altro. E perde molto, secondo me, il gioco così. Perde molta interazione. Cioè, perde quel coso di distruggere il mostro, prendere il dominio del campo. Uh, combattendo, non è tanto combattendo che, che vinci, ma negando con gli effetti è un po' palloso. Secondo me, cosa è cambiato? Di Yugo, ho oh, andato per colpa delle vocazioni Pendulum. Eh, oltre alle vocazioni Pendulum, adesso ci sono le vocazioni Link. Eh, come dire, adesso sono state aggiunte due zone in alto, una per un giocatore e una per l'altro, uh, in cui puoi uh, evocare. Uh, come si dice, in cui puoi fare evocazioni dall'extra deck? Cioè, te, per evocare dall'extra deck, puoi evocare solamente in quella nuova zona disponibile. Per fare quelle evocazioni lì, quindi Sincro, Elixirs, uh, i link li puoi mettere solamente all'inizio, in quella slot in alto, diciamo. Dopodiché, però, se vuoi continuare a mettere altri link, magari altri Sincro, ti dici che devi fare, devi per forza metterci un link in alto. E questi nuovi link blu hanno delle frecce. E queste frecce ti indicano in quale zona puoi evocare ancora dall'extra deck nelle altre zone sotto. È un po' un macello. Su Magic puoi giocare eh, spendendo poco. Con Pauper. Commander e brawl. Sono anche Keyforge. Eh Keyforge. Eh, volevo provarlo, ma, ma alla fine, nessuno dei miei amici con cui gioco a Yu-Gi-Oh! è disposto a spendere altri soldi. Da una parte c'hanno ragione, eh. Già cioè proprio non c'hanno voglia di cominciare un altro gioco. Io volevo anche, ad esempio, volevo provare anche Vanguard che in molti li spallano. Cioè, i miei amici li spallano merda addosso a Vanguard. Io in realtà volevo provarlo, almeno per vedere, giusto pigliarmi un mazzetto a 10 E provare qualcosa di nuovo. Però a volte manca anche la voglia di provarci E imparare le cose. Chi faceva di comprarti pro anche il set? Perché senza le monetine e quant'altro è un po' un casino. Poi ora il fatto è anche che non ho molte persone con cui giocarci. Perché gli amici miei con cui giocavo di solito ora non si giocano più, ora uno lavora fino a tardi, e l'altro non, non ha proprio voglia di giocarci, ad altri giochi, a parte Yugi. Ma adesso è passata pure di nuovo la yu gi Madonna Santa, che sberla! No, mi insegue. Eh quello sì. Solo che appunto dovrei un po' conoscere le cose. La cosa carina è che lì ti fai già tutto un mazzo e devi cioè, giocare con quello. Cioè la gola è completamente irritata. Ma infatti quello che non mi piace di più sono proprio le vocazioni speciali. Mi rotto, mi piace di più uh, Paper. Ah, secondo me sa che dovrebbero fare per cambiare. Le, ora il uh, Yu-Gi-Oh! Dovrebbero fare che anche le vocazioni speciali le puoi fare solamente dove sono indicate le zone link. Cioè quindi te per forza special la prima evocazione la devi fare nel, nella zona mostri extra in alto E poi da lì con le frecce puoi evocare special nelle altre zone che ti vengono indicate Secondo me sarebbe... rallenterebbe di più il gioco e ti eviterebbe di fare subito board immense Perché alla fine mh, giochi per chiudere l'avversario e non farlo giocare Allora, che poi la cosa carina, però, è che c'è anche una, un gioco per compita che si chiama Yu-Gi-Oh! Pro. Che ti puoi fare il mazzo lì. Almeno lì puoi vedere come funzionano i mazzi senza dover spendere l'ira di Dio dal card market e quant'altro. Perché più che altro il fatto è che per, se ti vuoi fare i mazzi magari che ti piacciono, devi metterti lì e fare le, devi ordinare le carte perché tanto se le cerchi nelle buste non le trovi mai. È un po' una, una seccatura, tipo io volevo fare un mazzo che poi era un mazzo di merda, un mazzo Darklord, non so se qualcuno l'ha mai visti, Darklord. E per farlo mi serviva alcun, due o tre carte che magari dovevo ordinare da quello, tramite cardmark, insomma c'è tutto quel giro del cavolo dietro. E poi paghi, magari paghi di più di spedizione che di carta, perché alla fine la carta costa un euro, ma la spedizione costa tipo due euro e tre, e un po' girare le scatole, quindi... Poi alla fine Yu-Gi-Oh! è tutto in perdita. Eh, L'ultimo deck che ho, ho comprato è stato i Signori Oscuri. Poi abbandonato sia per tempo sia per le vocazioni Pendulum mi sono sembrati una stronzata. La mancanza di mano di Yu-Gi-Oh! rende molto più difficile uno sviluppo di meccaniche nuove con... non incasinate senza che siano sgrave. Eh, più che altro, poi ci sono alcuni effetti che puoi usare più volte, li puoi riciclare. Alcuni testi secondo me andrebbero anche aggiornati delle carte. Cioè, a volte lo fanno, eh, ma non sempre. Ma più che altro anche l'essenza in sé degli effetti, che sono una rottura di cazzo, perché... Sono tipo testi, sono dei papiri immensi che ti scrivono in uno spazio piccino così, quindi te ti... Vai lì con la lente d'ingrandimento a leggerli. E poi non capisci bene che cosa fare. Qual è che si può attivare prima. No ma questo è no. Non nega. Questo invece nega. Uh, questo sì. Però non puoi fare questo perché... Io fa... È un casino secondo me. Troppo incasinato anche per applicare gli effetti. Sì che dici che c'è il link 1, c'è il link 2. Fai quello, quell'altro. Però uh, a volte si creano dei, delle situazioni un po', un po strane. Eh, che... Cioè, ti serve veramente un judge per... un giudice per capire che cosa deve, devi fare. Io, io mi sono divertito parecchio. Ovviamente con i suoi contro, i suoi pro. Anche perché da piccini ragazzi nessuno sapeva le regole primo, uh, Da piccini al primo turno tiravi giù il drago bianco occhi blu eh, Per quanto ne so io Io ci giocavo all'elementari E uh, la gente mi tirava il drago bianco al primo turno Così me lo tirava giù nei denti E una, un altro mio amico C'era tipo i 5 pezzi di Exodia Non sa bene come perché Probabilmente l'ha presa da un collezionista C'è cioè solo un collezionista qua e Uno che c'ha accatta, c'ha Franco poi, c'ha di tutto Probabilmente l'ha comprato da lui perché non si spiega come l'abbia trovato tutti i 5 pezzi, se no. E quindi arrivava lì, c'era il mazzo con 5 pezzi, pigliava la carta, scartava, pescava, scartava, pescava, scartava, fino a che c'era i 5 pezzi, fa, oh ho vinto io. Non è che si giocava proprio così. Le carte false, sì, anche. I falsoni. Io a un certo punto mi sono messo proprio a pigliare delle carte false, poi non, non le ho mai usate, però era così tanto per avere. Sai che c'è Slife e Drago del Cielo, no? Che. Magari non ce l'hai, vuoi averlo? E quindi te lo, te lo pigli dai cinesi. Falsissimo. Giocare così non è me. Eh, lo so, ma infatti non si giocava così. Che poi attivavi i tifone spaziale mistico. Cioè C'era il la storia del tifone spaziale mistico, no? Il tuo avversario ti attivava una, una magia. Te li giravi i tifoni spaziale mistico. Quindi dici, ok, te la tiro su quella che hai attivato, te la distruggo e non parte l'effetto. Invece non funziona così. Perché ti distrugge la carta, ma non è che ne annulla l'effetto. E una carta che è stata attivata a meno che tu non annulli l'effetto, in Yu-Gi-Oh! L'effetto parte lo stesso, anche se la distruggi. Sono cazzate, beh, Quando sei piccino e non sai che ne bene le regole. Però mi capitava spesso, ti, eh, giravo il tifone eh, con la carta e dico, eh, l'annulli, invece no. Da quando ho scoperto amici che anche solo prendere una box da 36 buste e draftare con gli amici ti diverti. Eh, con le espansioni... Guarda, con le espansioni Yugi in realtà meccaniche nuove è difficile, che ci siano, chiama più che altro, ci sono alcuni... alcuni generi di carte che interagiscono tra di loro in modo particolare magari, però... niente veramente incredibile secondo me. C'è cioè quello che si basa di più da recuperare dal cimitero, chi dà... Da... nelle carte in mano evocare special dal mazzo a altri, insomma... funziona Yu-Gi-Oh! funziona per generi di carte, diciamo, per... È difficile anche creare accrocchi particolari a meno che non ce ne siano alcuni veramente sgravi. Che poi puntualmente vengono bannati, vengono semilimitati o limitati di carte. Perché a volte succede che ci sono delle carte talmente sgrave, insomma, che puoi usarlo come mini engine in altri mazzi. Solo che poi se ne rendono conto e dicono: No, questa cosa non va bene. E. fanno la banlist, list. E... e niente. Però ecco, una cosa anche brutta è che. Nelle list a volte ti capita che ti, vengono, ti vadano a toccare delle carte che magari utilizzi anche nei mazzi for fun e quindi ti ritrovi a... Che ne so, c'era terraformare che magari nei mazzetti structure che trovavi era utile perché la gran parte dei mazzi structure che escono hanno la loro carta terreno che vuoi trovare che poi non fa niente di che, e, però la, ti serve e poi perché alcuni mazzi abusano troppo del terraformare, c'è cioè una carta terreno veramente forte che non è... Ti vanno a limitare a terraformare quindi anche i mazzi che magari più deboli, che utilizzi giusto per giocare, sono limitati. Poi te dici, vabbè, giochi con gli amici, puoi anche non guardare la Ballis. Però insomma, io tendenzialmente ci gioco. Poi, se vai ai localini piccini, dove c'è un po' di gente che gioca a carte, la Ballis la guardano loro. Non è che tipo presenta con le carte bannate tra con 300 buchi neri. Anche se adesso l'hanno rimesso a 3, credo. Ho mancato Perché altro le carte vecchie che magari <coughs> Che magari sono dei tesori veri e propri Ciao Germano Salve e eh, alcune. In realtà di carte veramente costose non le ho. La bene. Eh, col... ma in realtà no, sono morto come un cretino. Prima. Dipende, dipende, dipende dall'approccio. I primi due secondi contro questo è... Sono fondamentali, secondo me. Ti condiziona tutto il resto del combattimento. A me non piace spendere. Qualche volta secoli di fa mi è capitato di rifare un box per divertirci, ma poi vedevamo, uh, vendevamo tutto alla fine. Ma io le carte non le ho mai vendute. Mai mai mai. Tutte quelle che ho me le sono tenute. Ce l'ho o negli album piccini o in alcune scatole. Che sono qua dietro e non si vedono. Ho anche preso qualche tin uh, di tanto in tanto. Comunque raga, ora volevo provare a fare una cosa. Ma mi sa che non funziona. L'hanno corretta, l'hanno pacciata sta cosa, vero? Eh. Non funziona più. No. Siccome, cioè, anche il fatto che magari spendi un sacco di soldi per quella carta X che è tipo fondamentale per un mazzo e ti permette di farlo girare. Te la vendono all'inizio anche a 30-40 euro. E poi piano piano ti si svaluta. Cioè, se te vuoi veramente giocare quell'iglio, cioè c'era tipo il mazzo sky striker. Che a me sarebbe piaciuto giocare tantissimo, non so se qualcuno lo conosce. È un archetipo che comunque penso sia tuttora abbastanza valido. Perché non è stato pesantemente toccato dalle Ballist. a me sarebbe tanto piaciuto giocarlo. Ma c'erano alcune carte che non veramente costavano un culo: costavano tipo 30 euro all'inizio. Poi ho aspettato mesi e mesi. Adesso quelle carte che prima costavano 30, 40, adesso costano 9 euro. Però costano, per me costano comunque troppo. Sì, potevi fare una specie di. c'era un glitch dove potevi saltare parte del gioco. Insomma, arrivavi in alcune zone avanzate. Lo facevano gli speedrunner, ma. non so se l'hanno pacciato. Che poi il localino carino dove la gente si trovava lì solo per giocare a carte e a Yu-Gi-Oh! l'hanno chiuso da me. E adesso hanno lasciato uno dove giocano un po' a tutto. e. Eh, non è proprio carinissimo, nel senso. Perde quel pizzico di. Intimità. Quella, quella magia privata, no? E dici, vabbè, qui ci siamo quelli che giocano a Yu-Gi-Oh! E lì invece c'è. Ci trovi di tutto. Poi arrivi il sabato sera, magari, che essendo in pieno centro, in una zona parecchio trafficata. E là, parecchio trafficata, non c'è manco posto per sedersi a momenti. Che poi ci va anche solo la gente per vedere i giochi da tavolo e quant'altro. Ah, eh, non mi insiego troppo e non, non mi piace più. Eh, Magic non mi sono avvicinato perché forse anche gli artwork eh, perché è molto dark come stile, e forse anche per quello non mi è piaciuto molto. Poi, a parte Yugi, non, è difficile, non ho trovato altri giochi di carte che mi appassionassero molto. Non ne ho collezionate altre. Sì, l'ho preso un mazzetto di Magic però ci giocavo solo io all'epoca. Quindi, non, non ci ho fatto nulla. Cioè, io smescavo il mazzo con un altro amico e ci giocavo, ma. Non è stato molto divertente. Poi te l'ho detto, non c'è più un locale dove giochi esclusivamente a una cosa o un'altra. Ci sono quelle cose miste dove c'è un locale dove ci fanno sia i bambini piccoli che i ragazzi più grandi della mia età. Eh, però questo mischione, ecco, e dà un po' fastidio anche. Poi c'è il bar. Cioè, è, è bar e fumetteria, quindi la gente, cioè, tra i tavoli occupati, dalla gente magari prende da bere, eh, tra i tavoli occupati, da chi gioca a carte, da chi invece legge i fumetti, i manga. Mm, pff, non c'è un posto veramente dove giocare tranquilli. C'è sempre un sacco di casino. Quindi um, non mi piace neanche più, cioè ho smesso. Cioè, o ci si trova a casa oppure è buona. Le shock le ristamperanno sempre. Invece le fetch oramai fanno la fine delle dual. Ah, boh Non conosco questi tipi di carte. Poi una cosa carina erano anche gli sneak peek, anche se non ci sono mai andato. Non so se avete presente. ci sono anche per Magic, ma forse sì. Che ti prendi un tot di bustine, ti fai un mazzetto da 30 carte. E giochi. Poi se vinci ti danno al, a una carta premio ti danno un tappetino. Ah, senza ban, vabbè, ci sta. Noi, diciamo, la banista la guardiamo, anche perché un po' ci permette di cambiare le carte, no? Cioè, a volte ci costringe anche ad adattarci un pochino, anche per quello. Perché se no uno giocherebbe quasi con lo stesso mazzo, poi vabbè. Tra, quelli, tra i tre, perché io giocavo io e altri due miei amici, ero sempre io quello che un po' ci spendeva di più nelle carte. Perché io sono uno di quelli che se gioco sempre lo stesso mazzo, poi mi rompo il cavolo. E quindi cercavo di farmi più mazzetti per magari anche meno forti di quello con cui uh, che avevo, però giusto per cambiare per divertirmi un po' di più. Ma ah, è tutti contro tutti, perché si può giocare tutti contro tutti, anche? come funziona che poi ora è anche difficile trovare qualcuno adesso che gioca con carte veramente fisiche perché ora col fatto che ci sono tutti tutti i giochi di carte hanno anche la loro forma digitale e la gente molto spesso è passata a quella digitale forse Magic è quello che è meno afflitto perché c'è una fanbase più più affezionata appunto più di vecchio stile, vecchio stampo Premio ecco, ancora anche le Yugi. C'è cioè lo Speed Duel che a me onestamente fa schifo. La gente gioca a Duel Links. Uh, C'è Airstone. Uh, C'è anche Magic Online. Sì. Poi ora esce anche il nuovo gioco di, di League of Legends sulle carte. Insomma. Anche la gente si ritrova a giocare a carte non è più come un tempo. Ecco. E siamo da tutti contro tutti canonica. Diventa tipo risico, ma come? <ride> Infamissimo. Risico io qualche partita l'ho vista finire, eh. Però boh, è tra una cosa di accordi. Sono più per cioè tra i tra risico e monopoli io onestamente preferisco il monopoli, è molto più Molto più chill secondo me. Risico sei lì con l'ansia e tutto. La guerra! La guerra non va bene. La guerra, la guerra non cambia mai. Ma te vuoi scendere? Madonna mia. Scendi giù, dai. Scendi. Scendi. Invisi in cui si gioca in quattro uh, con mazzi standard oh. si sentiva il collo. Uh, già fatti in cui un mazzo è forte come gli altri tre messi assieme e giochi 3 contro 1. Ma come? Cerca free for all Sabacuno Maiku? Ma cosa? Dove? No no raga. Sapaku è bravo, ma io no, non riuscirei a fare come fa lui. Io tiro dritto, raga. <ride> minchiu. <ride> ah, Sapaku non minchiu, scusa. Era... Il mio cervello aveva automaticamente corretto il nome. Eh, potrebbe... è eh, la parodia, fai il personaggio parodico di Sabako Sarebbe una bella idea se qualcuno fosse in grado di farla. Che poi già, già l'hanno chiamato Sbeku, eh. Sbeku no meiku. Però Sabaku no minchiu O no minchia. Eh, può essere fattibile. Comunque la rannodetta di nuovo è andata a farsi fottere. Proprio nel punto in cui dicevo, ah, qui non muoio mai. Qui è difficile che muoia. E invece sono morto. Eh vabbè Ma io appunto ma Devo stare zitto Devo sta zitto Se facessi Aran senza parlare Probabilmente Ce la farei ma Non sarebbe divertente poi no? Trum. Comunque ragazzi Viva il Kuribo Che yu -Oh, Che yu -Oh, pescava sempre E Puntualmente Riusciva a far fuori il drago bianco Occhi blu con un Kuribo ma poi raga, nel cartone li facevano fare peggio magheggi ragazzi. Le peggio puttanate uscivano fuori nel cartone. E, e il terreno su cui siamo mi permette con uh, quello... Perché poi nel manga è anche peggio, eh. V voi non so se avete detto il manga di Yu-Gi-Oh! Ma nel manga è anche peggio. Eh, c'era... Um, il uh, La battaglia che c'era tra Yu-Gi. E... Brukido Quello degli insetti Che sul manga è qualcosa di scandaloso Se hanno 20-30 HP Puoi attaccare solo le persone ai tuoi lati Se ti poni al cerchio Ho capito Vabbè almeno... Sei un po' indirizzato su chi attaccare ecco E sei un po' da chi guardarti Allora. Vieni qua a te, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Mm, lo sapevo. E vince sempre che non fa nulla, ma anche. In realtà si improvvisava anche su Yugi questa cosa, eh? Che si faceva tutti contro tutti, E poi puntualmente vinceva quello più scarso, ovvero io, che ero quello più scarso. Anche perché, raga, io onestamente, quando ero piccolo, i mazzi Yu-Gi-Oh! li facevo completamente a caso, Ci mettevo le carte più belle che mi piacevano. Che ne so, vedevo un 4 stelle che aveva 1850 attacco e lo mettevo nel mazzo, no? Perché mi sembrava buono. Magari i mostri con gli effetti non ce li mettevo perché non avevo voglia di leggerli. Poi, sai, con l'avvento di, di YouTube puoi guardare altri che fanno i mazzi. Io sono pigro e ho copi bellamente i mazzi. E via. No, 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 un cacciatore io. Io no, cacciatore. Allora, raga, volevo fare. Dato che ormai la run è andata a puttane, eh, e non potrò. Non potrò terminarla, non potrò fare molte cose. Mi vorrei divertire a far vedere un paio di cosette interessanti. Ovvero, qua. Se qualcuno mai volesse ottenere l'arma del corvo, di Eileen, in modo un po' ambiguo, e molto presto, provo a far vedere un po' come si fa. Devo ricordarmi un attimo, però, eh. Devo ricordarmi correre qua. Ok, ci proviamo, eh. Non garantisco niente. Adesso ormai l'hanno detto ragazzi è finita perché... Cioè sono morto. Per ben due volte. Guardati, vittima della tua ebbrezza. Ti concerò come meriti per la lurida bimba. Dove è andata? Tutti con tutti con un comando la nuova modalità Brawl oppure la modalità multiplayer cioè Two-Headed Abol Non capisco Esistono davvero questi paesaggi? Quest in quali paesaggi? Questi qua del gioco? Eh, è è abbastanza inventato però il gioco è ispirato un po' a... A Londra, come. come ambientazione ah, no, 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 no. Puttana Puttana, mi fai male. Non mi segue più? Oh Che bastarda Ma arrivi o no? Ouch Oggi proprio non riesce nulla. Aia. Ma si è bugata lì? È incastrata, sì. È incastrata. Non era questo quello che volevo fare. Sì, è... È più quella gotica. la londra la... gotica, diciamo se non ricordo male, l'avevano pure detto a cosa era aspirato. È incastrata lì, ma non ci voglio credere. No! Ah 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 ah! Era incastrata. Uh, puttana. Eh. Era incastrata. Era incastrata. Ma già avevo un Gral Agro con Hellrider Topdeccato di quarto turno, ma cosa? Ah, questa roba per me è arabo, non l'ho capito. No, ma da dove riparto? Oh mio dio, Ah, Fanny Fanny. Ok, Raga, ci voglio riprovare. Eh, lo so che è forte, ma si può, in realtà si può mezza glitchare questa cosa. Uh, dove passo? Di qua? Faccio veloce? Corriamo? La puoi far cadere di sotto, in realtà. Il mio intento era quello. Tanto ormai, regala, l'hanno detta e è andata a puttane. Perché sono morto troppe volte. Sono morto già due volte. E quindi. Ora ci si diverte un po'. Perché non l'hai ucciso? Non l'ho ucciso perché quel... quella cacciatrice è troppo forte. In realtà non la, non la dovresti uccidere quella. Riproviamo. Lei dov'è? Eh, il problema è che essendo full vita, lei non, non la ammazzo più ora. Con la caduta... Ma non viene più, è incredibile Her! Sì! No! Sono vivo! Jesus, neanche ho ripreso gli echi tra l'altro, che stronzo Fanculo, questa è colpa del controller. Eh? Questa è la colpa del controller che, senza, senza gomma, mi è scivolato il dito. Ho il dito sudato. <ride> li hai ripresi? Boh, neanche me lo ricordo se li ho ripresi. Tanto erano pochi alla fine. Ma più che altro, è riuscito a farla cadere. Accidente a lei, la zoccola. Il problema adesso è dove mi rilascia. Penso sulla trave di legno. <coughs> Salve! Oa! Oh, oh, oh. Via, via. La ranodetta è diventata la run mori come un coglione. E basta. Dai però, non rompere le scatole. E così in realtà... Potremmo farci una rantinta del sangue. Potrebbe essere divertente. Se funzionasse. Ah, grazie Riccardo. Eh la devo terminare. Anche perché ultimamente ho, cioè, non ho né streamato né fatto video. E... Vorrei terminarla prima di andare a Firenze, quello sì. Ora. Tu la devi smettere. La devi smettere, chiaro? Allora. Corri, ragazzo, laggiù. Riprendi, gli echi. Che sei tu. Vieni, vieni. No, sei una puttana. Dai, sei una stronza. Riesci ancora a sognare? Dì, alla piccola... Che bastarda. Che bastarda. Il bello è che se mi curo qua, io non muoio. Accidenta a lei. Di solito non lo fa quell'attacco. Forse non stavo troppo vicino al, all'angolo. Di solito ci riesco al primo colpo. Eh vabbè. Ultima volta, poi non ci provo più. Cioè, fossi là solo, ci proverei fino a domani. Contiamo le morti, no, ormai no. Volevo, volevo provare a fermare Ranno Death, ma per. Uh... Sono già morto. Una volta come un coglione cadendo di sotto. Che cazzo sto facendo? Vieni qua. Una volta cadendo come un coglione e un'altra volta oggi. Per una frazione di secondo sono morto perché mi stavo per curare. Solo che la cura non è arrivata in tempo. Ha fatto l'animazione ma non mi ha curato. È stata molto, molto triste. Ma che ha 20? Hello darkness, my old friend I come to talk with you again Aia, sullo stinco Ok, un andato Che poi si muovono così a scatti sti cani, sono, sono troppo brutti Dai, oh. One last time. Questa deve essere la volta buona, eh. Prima ci riprendiamo gli echi che mi hanno un po' condizionato nella morte precedente. Ah, mi sa che mi dovevo mettere qua, non di là. Mm. Ora ho capito dove ho sbagliavo. Ma è la stessa run della settimana scorsa, no, sono morto. L ho dovuto l'ho ricominciata ormai essendo questa l'ultima probabilmente l'ultima live sul canale oh oh oh, oh, oh 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 ho deciso di fare un po' le cose in modo strano ah tu mamma puttana mia, mi colpisce sempre oh. mi colpisce sempre Purtroppo sono morto Se volete ragazzi Cioè la continuiamo lo stesso La run uh, La run di prima Dove sono arrivato un pochino più avanti Però boh Ora qui volevo provare A fare un po' di cose strane Mettiti un po' più spostato Eh Il problema è che ho paura Che se mi metto troppo lontano Non mi fa l'attacco per cadere Perché deve comunque attaccarmi Solo che solitamente Lei non faceva l'attacco in corsa Lei faceva un attacco in avanti Però non, non era in affondo In affondo mi prende sempre Ciao ste, Bella Hello darkness my old friend Poi il fatto di avere così poca stamina è Quando devi correre così tanto è brutto Ora provo a stare più lontano Ma temo che non mi attacchi Perché se non mi attacca e mi arriva sulla trave Non, uh, non si conclude nulla Ciao 22 <ride> Bella, buonasera Oh, 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 oh ingriffato sto cane Fai solo tinta del sangue con le armi da fuoco sull'arcano con manufatti Eh Infatti sarebbe carina da fare, solo che ho bisogno di un po' di Un po' di tempo Magari la possiamo tentare. Eh. Allora, dov'è. Dove mi è finito a me la. I miei echi? Dove sono finiti? Ah, eccoli qua. Che poi in realtà dovrei colpirla almeno una volta. Poi non serve un cazzo, eh perché se non gli fai almeno il visceral da dietro, il backstab, è un po' una merda. E ora però non viene più. Eccola. Lo vedi che zoccola del cazzo. Oh. Nice. Ora i coltellini li ho. Sera Gesù. <ride> Auguri. Eh. Ma lui è un po' tutto, è eh. sia Gesù che Dio. Poi la domenica si riposa, eh, ovviamente, giustamente, no? Ok, possiamo scendere, tanto non c'è altro da fare qua. Se non fare schifo. Forse questo non è il punto migliore per scendere. Allora, 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 allora. Dove sei? No, che bastardo. C'era il tizio là che mi ha sparato mentre. Cioè proprio nel momento più sbagliato giustamente no è un buon metodo di intrattenimento salve spam Stop spamming <ride> Minchia con tre, con tre emote Già, già il warring ti arriva Dov'è l'altro? Vieni qui Ouch Sei stato un po' cattivo eh Tanto il viscer non me lo fa qua Però Fa sempre male Eh no non puoi spammare qui Neanche da me, eh. Dove finita la, la maiala? Dov'è? Ah, guarda, 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 come è guarda come è incazzoso. guarda, guarda, è è guarda, guarda, tira tira pure pure. maiala maiala. guarda, me lo faccio in confidenza, eh. no no troppa confidenza Sto ratto che fa qui sopra? Ahia Dov'è? Chissà se riesco a... No! Uh! Ah se sono bravo l'ammazzo Madonna, 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 madonna. No, i topi di merda dietro, no, però. Ah. Mi ero scordato i topi là in fondo. Mamma mia, oggi male, male, raga. Oggi va proprio male, male, male forte. Tra l'altro sto finendo anche i proiettili. Bastava dargli un attacco in più e sarebbe morta probabilmente. Male male male. Ma che manca la voglia? Mi devo trasferire Fede. Sto ogni mezza giornata a guardare dove andai e a guardare gli orari delle elezioni. Poi può anche essere che se le lezioni sono tipo tutte un giorno e riesco a frequentarle... Cioè, ora tutte un giorno no, perché saranno almeno tre giorni di lezione, però... Se mi riesce prendo il pullman, ma è un disastro. Eh, io l'ho detto, eh. <clears throat> Come mai? Eh, devo finire, Devo finire luni. Tra l'altro non ricordo se ho preso i echi ancora. Boh, ormai è diventata. è diventata quasi una prassi. E che quest'altra volta Ero così vicino Madonna Che mi rosica Poi per carità L'arma costa un culo E non riuscirò mai a ottenerla Però Fa figo no? Dov'è che sono morto? Dov'è che ho gli echi Soprattutto Mi sa che o, me, o non li ho presi O me l'hanno fottuti i topi L'unico solito Da cui non ho giocato Eh male male De... Col playstation now Ci puoi giocare credo lui è l'università, esatto. L'universo che è. Come mai trasferisce? Per seguire le, le lezioni. Perché sono stato fermo tanto tempo, diciamo. E magari una rinfrescatina con le lezioni e riparlare anche con alcuni professori che hanno un programma diverso non mi farebbe male, ecco. Quindi. Wait. È morta? Va bene Va bene eh, Comunicazione misti per la comunicazione Che in realtà Cioè È tanto bisfrattata Perché c'è un programma di studio Un po' strano Cioè è un po' vario Però Con specialisti e tutto Qualche lavoretto simpatico Lo trovi c'è cioè, um, anche una youtuber che io seguivo tanti, tanti anni fa. Che poi non ha, ha smesso di fare video e tutto. E, però lei ha fatto scienze cioè, in per la comunicazione. E poi lavora per. Uh, scrive per un sito, insomma, gestisce un sito per qualcosa, insomma. Non è malaccio. Come va oggi? È Mort morta di scabbia può essere. Non so quanto mi sono pentito di aver preso la One. Eh... Però dai, ora c'è il servizio del Game Pass che comunque è un po' ti... Non è malato, certo, c'è anche su PC però. Soprattutto al lancio non è stata una gran bella console, secondo me. Il commissore McDonald's non è lavoretto simpatico. Ma non sai. Dipende quanto pigli, io non lo so quanto piglia un commissore McDonald's. Però onestamente ti fai il tuo lavoro, uno, cioè onesto, tra virgolette. Ti vendi i tuoi soldi, mangi li come un... uno stronzo. Che poi raga, quasi nessuno finisce a fare la i suoi sogni. Eh, questo bisogna metterlo in conto. È difficile. E... Uh, boh. Fino a che non diventi un pallone perché mangi sempre gli almec, a me sono... A me, in non farebbe neanche schifo, sai? Non è che abbia grandi aspirazioni. Tanto, finire lì oppure lavorare alle poste, eh, ragazzi, c'è poca differenza per me, eh. Poi non so per voi. 900 al mese? Ma che se. No, che ho detto a settimana? Ah no, l'ha scritto fede a settimana? Ma non lo so, forse all'inizio ma uh, contate che un mio amico ha fatto il lavorava lavorava come magazziniere l'hanno preso come stagista lo pagavano 500 euro al mese eh. e lavorava dalla mattina alle sette e mezza era, era già praticamente al lavoro cioè lui si doveva svegliare tipo molto presto e staccava a pranzo verso mezzogiorno tornava a casa e poi doveva riprendere alle due e tornava a casa alle sei cioè e 500 euro ah, l'hanno preso, l'hanno assunto a tempo pieno. Insomma, l'hanno assunto effettivamente, guadagna. Uh, non ricordo quanto, forse 900 anche lì. 1000? Eh, si sfruttano ovunque, né solo al McDonald's. Allora, sa perché la gente ce l'ha col McDonald's. perché c'è cioè, questo meme, eh, i laureati vanno a lavorare al Mac, però, ragazzi, sapeste quanta gente io vedo che ha studiato, e, cioè, era anche brava a scuola, ma molto più di lui, prendeva 8, 9, eh, e poi l'ho vista lavorare uh, al GameStop, a mettere pellicole, o lavorare al supermercato, A fare il cassiere, non c'è niente di male, cioè, so, va così, <ride> cioè, Purtroppo non è, non è che tutti possono riuscire a fare a diventare il cantante, a diventare lo scienziato astronauta de, de la, del mondo, eh, ecco. O oh, l'avvocato stra, strafamoso della città. Eh, a lavorare nei call center, a lavorare come dialogatore, come. Uh, come si chiamano? Il volantinaggio, insomma, i promoter... Non so, lavori. E... Di... Onestamente non, non è... Non è carino giudicare il lavoro degli altri. Ognuno fa quello che può. Cioè... Già è difficile trovarlo. Se poi devi stare a guardare anche com'è... Ciao, Dark Souls Master e o Sekiro? Se devi, devi scegliere... Uh, sono veramente diversi o me giochi, anche se sono della From, eh. Dipende, allora... Sekiro è molto più action. Se vuoi qualcosa di più action ti dico Sekiro. Basato sul combattimento con la spada. Poi dipende, se ti piace anche il Giappone, eh, ti dico Sekiro. Se invece vuoi più un mondo Dark Fantasy, però un po' più, le è più legnoso e... livello di gameplay meno fluido, allora ti dico Dark Souls. Se sei... Cioè, Dark Souls Remastered devi un po' scendere a qualche compromesso a livello tecnico Se sei disposto ti dico Dark Souls Se no, se vuoi il Giappone, Spade, Samurai e quant'altro ti dico Sekiro Vabbè, ma vince... diciamo, facesse re un remake di Dark Souls Secondo me vincerebbe Dark Souls a mani basse, ragazzi Però deve essere un remake fatto contro coglioni Non puoi paragonare un gioco del 2011 a uno uscito nel 2019 Mi ispirava Dark Souls 3, ma i primi due li ho mollati subito e mi ispirava la remaster del primo per farmi bene la storia. Eh. Beh, però perché li ha mollati? Demon Souls è ancora meglio, eh, non ci ho giocato a Demon Souls. Comunque, sappi la storia, comunque, io ti dico la puoi. È meglio se la recuperi da YouTube perché è molto complicata. Eh, criptica devi metterla insieme te, diciamo, è un, come un puzzle la storia di Dark Souls. Devi prendere oggetti. Eh, varie citazioni. Devi stare attento a vari particolari, anche e poi metterli insieme per crearti tutta la storia che c'è nel mondo. Leggendo descrizioni di oggetti, delle anime di boss. Eh, e quant'altro. E non è una cosa che fai molto in, in poco tempo, ecco. 40 minuti, ma in realtà no, eh. non è mai 40 minuti. Ovviamente ci sono dei, delle fasi un po' pallose. Che, a cui devi stare attento. Ci sono delle zone bastarde, ecco. Però. Non è che ti rifai 40 minuti di gioco, certo. Perdi le anime, quindi non livelli, e quindi dici che palle, ho perso tutto, però. Se stai accorto è una cosa che capita pochissime volte e non ti inficia veramente nel gioco. Cioè, ti scoraggia perché vedi che non livelli, però. Um, non, è, non è grave. Non è grave perdere le anime. È una rottura di scatole quando sei più avanti, ma sei a livelli altissimi per, livello, per fare anche un solo livello. Ma questo si parla quando l'hai finito 5-6 volte. Il gioco ti richiede centinaia di migliaia e migliaia e migliaia di echi. O di anime. Però all'inizio. Um, Poi non è mai di farsi 40 minuti di cose. Se, I falò ci sono, alcuni sono nascosti. Un po' devi stare attento, ecco, quello sì. Però non, non ti rifai mai tutta 40 minuti di, di gioco. Non è, non è mai successo. E se succede è perché hai saltato tre, 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 almeno tre falò. 3 no, però due sì. Perché minima distanza di 20, 20 mi, minuti di gameplay ci sta un falò circa, 20-25. Oppure uno shortcut se non c'è un falò. Cioè era difficile, i Dark Souls era difficile come gioco perché all'inizio nessuno solo cagava, nessuno sapeva niente di sto gioco, ma poi ora che la gente più o meno ha capito l'approccio e come funziona è... è giocabilissimo. Cioè io ho giocato al 2, E il 2 è quello peggiore. Però insomma, una volta che hai imparato uno li hai imparati più o meno tutti. Sai che è diverso, quello sì, anche Bloodborne è un po' diverso. Quando tornerai a fare video sul canale, cioè le live, intendi? È quello più vasto, cioè più cose da fare. Cioè, è vasto, con collegamenti della mappa abbastanza strani. Cioè, io, io mi ricordo, raga, che c'è quando vai alla torre di... No, non di Heide. Uh, la zona dopo che ci porta l'uccello, che adesso non ricordo: Che c'è un gradino alto così. Che no, no, questa è una cazzata e non c'è in nessun altro Dark Souls. C'è un gradino proprio letteralmente alto così: che te se scendi non le pu puoi risalire. Questa no, veramente è una cosa a cazzo di cane. È pieno di. Uh, cioè, ti mettono sempre 7-8 nemici tutti insieme addosso, che ti rompono il cazzo. Cioè, quello è veramente fatto male. Ci cioè, sono 40 boss che per me. Tre quarti sono inutili. E talmente tanti boss messi a cazzo di cane. Inutili, che io non ho fatto neanche DLC. Poi il fatto che la schivata sia associata a una statistica è una cosa che non concepisco. È una cosa. Mh, no. Perché lì non sei più bravo te. Sei, sei ti che hai livellato quel parametro, ti diventa tutto più facile. Che se livelli la l'adattabilità diventa tutto più una cazzata. E non mi sta bene. Le sentinelle. Io le sentinelle le ho fatte tutto il tempo con lo scudo. Cioè, ho tutto il tempo con lo scudo alzato e alla fine mi si è rotto lo scudo, forse di fare i colpi delle sentinelle. Il demo della forgia blu. Mm. Che bello. E bello che io non l'ho neanche fatto con il DLC, eh. Ma poi anche il fatto che mi sembra che per fare un boss c'è cioè un boss nelle sottoterra quando arrivi al castello e per farlo devi sempre pagare un tot di cose, devi anime, umanità, non mi ricordo che dovevi pagare. Era un 3 contro 2. Mm. Eh, l'evocazione, però. Cioè. Io, a parte, da quando lo giocai, ero quasi sempre in forma maledetta. Non ero mai umano. E in più, eh, ignorante come ero la prima volta. Eh, mi ero pure fatto il patto iniziale, quello dei cavalieri azzurri, come si chiamava. Quello che ti impediva di evocare. E io non lo sapevo lì per lì, quindi non potevo evocare nessuno. Eravamo profumati, no? E poi c'era anche il fatto che per sbloccare alcuni shortcut o alcuni falò, dovevi per forza fare esplodere dei barili di merda. Dovevi o tirare una, bomba, una bombetta e quello era uno dei primi falò. Quando arrivavi al gigante, al primo gigante, no, l'ultimo gigante. Insomma, quello il boss lì del cavolo scarso. E poi ce n'è uno qualche area dopo. Che ti devi far andare il barile contro il muro per farlo esplodere e raggiungere l'altra parte dove c'è il falò. Che poi magari a volte ti si bagga, Non ti, ti ci va lì, non ti esplode. Bah Alla pastiglia, esatto. Bella gara. Buone le patate, abbastanza, sì, molto buone. Quando sono fritte, soprattutto. Anche se devo dire, sono andato al graffiti ieri a mangiare e mi arriva tutta la roba fredda, incredibile. Non ho mangiato, cioè, non ho finito di mangiare niente ieri. Ed è grave, grave, eh. Cioè, io che vado da una parte e non finisco di mangiare nulla, è brutto. Ho finito solo la birra ieri. Sì, esatto. Non sblocchi neanche il fabbro. Cioè. Eh. Ma più che altro... Eh, ti mettono... Per arrivare dalle sentinelle... Se muori... Io non credo ci sia una fish Devi rifarti tutta la strada di merda... E passare in mezzo a tutti... Ai, almeno una quindicina di nemici... Che ti rompono il cazzo e ti inseguono. Cioè, devi... Rush, devi sempre rasciare. E per raggiungere i boss... Non è neanche facile rasciare. perché... Appunto, ti piano di nemici e... Ti muori, a volte ti tolgono. Cioè, perdi più fiaschette per arrivare al boss che per abbatterlo. E poi ti dici, eh, ma i boss, i nemici lì non rispondono, quindi è fatto, per, è fatto perché devi ucciderli e poi devi arrivare al boss. Ma che dupal. Cioè, non puoi ammazzare 7-8 volte tutti i nemici per arrivare al boss e non a trovarci nessuno, via. È una rottura di cazzo. già come ti porta il mech a casa, ma beato te. Beata te. Eh, io, no, io la rasciavo la ma pigliavo certe di quelle sberle. Perché io di ammazzarmi tutti quei nemici là, non avevo mai voglia. Poi là il Perry funziona in modo strano, devi tirare più che altro il calcio. Mm. No, 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 no. Quello è veramente. Mi avevano detto che era il più brutto di Dark Souls. Lì per lì, dire, boh, ho detto, ma come fa a essere veramente. Cioè, cioè non mi sembra niente di hell 2. Effettivamente, e per me dicevano una VA detto questo è brutto per pararsi il culo, dicono i fan per pararsi il culo, ma effettivamente è vero, è più brutto. Sì, che poi corrono. Il bello è che corrono anche più veloci di te, i nemici, e questa è la cosa brutta, è brutta forte. Ragazzi, sapete che voglio fa? Tanto la sto trollando pesante. Eh, perché loro non hanno la stamina anche per quello. Sai che voglio fa? Voglio essere un po'. spregiudicato. Che male Tanto ormai gli echi li abbiamo persi un sacco No, Proviamo a farla senza livellare un po' il gioco Vediamo dove arriviamo Qualche fieletta però mi serve Questo lo sblocchiamo Andiamo avanti così. Dammi, oh, bravo. Una fialetta. Gascagnon, sempre combatte in modo arrapante. Andiamo. Aia! Questo attacco è odioso, poi la musica è altissima. Male. Che odio, guarda quando ti slitta l'omino. Dai. Vabbè, questa era facile. Il putrido di Dark Souls 2. Mamma mia, quanto era brutto. Il putrido era il vermone gigante, vero? No, c'era il vermone gigante, non ricordo che era tipo Jabadeat. Tremendo. Comunque ho sperato un botto di fialetta. Che schifo. Ora facciamo così, non livello più li compro solamente Scopro solamente le cose. Quello fa tutto la Ah, quello con l'accetta gigante. Ma come si chiamava il uh, Jabba the de Atli? Demone della... Demone della... No, tipo dell'avarizia qualcosa. Quello che arriva là in mezzo, dove passai in mezzo a tutti quel veleno, dove passai il putrido. Mi ricordo, sì. Che schifo anche quello. Che poi, gran parte delle boss fight te le fai girando intorno al boss. Cioè, te, il boss cammina... Te le giri in tondo, poi lui magari attacca e schivi. Tu tu di niente? Sembra un balletto belga. Qualcun altro, oltre a me, che ha preso Star Wars? Fallen Order? No, io no, però io volevo prendere, e ho visto che c'era, scontato a 9€ Hellblade. Che non hanno giocato, e tra l'altro ho visto il trailer del 2 che è una vera figata. Eh, tamarrissimo E eh, quindi volevo recuperarlo Volevo recuperare quello È il Blade Seno Sacrifice E poi Hellblade Seno Blade Senua Saga mi sembra Il 2 Che poi c'è quel, quel canto che fa Celtio Che è una figata pazzesca ragazzi Non l'avete visto Andate a vedere Da è, da una, è una grezzata assurda vi dà una carica di proprio vi assete di sangue vi dà vi rende violenti anche se non lo siete allora Grazie per la campana. Che poi è molto figo: il Blade, a quanto ho letto. Cioè, è uno di quei giochi che penso già che mi piacerebbe ancora prima di giocarlo perché è molto particolare. Tutta quella storia, tutto il tema è incentrato sulla, sulla mente della protagonista, delle voci che sente. Una figata. Non mi hai preso l'oggetto? Prendo solo fialette, ragazzi. Non voglio livellare. Oddio, certo che qualche proiettile me lo potevo comprare. eh. Vabbè. Mm, da qui, tomba. Yarnama. L'unica cosa, però, purtroppo, è che di Albedi mi sono spoilerato il finale. E me lo ricordo abbastanza bene perché l'ho visto e mi ha... Diciamo che mi ha colpito molto, ecco. Mol quindi me lo, me lo ricordo, so come finisce il primo. Però, nonostante questo, lo gioco lo stesso in una sega. Che tanto, anche se mi spoilerano il, il finale di un gioco. Mi c'era il cazzo, però mi, mi importa anche il come si arriva lì. Non è tanto, sai. Mi dice tizio X muore. Io ho detto: eh, vabbè, ma come muore? Dentro di me, penso. No, che succede? Quindi, vabbè, anche se lo so, uh, mi cambia il giusto. Allora, voglio battere il chierico belva senza Molotov e niente. Voglio, voglio essere un cacciatore alfa, non le solite puzzi che tirano Molotov e urne di petrolio. Il petrolio si usa per le macchine. La cosa brutta eh, di Bloodborne è che purtroppo. Voler fare le run a livello 1 è una rottura di cazzo, cioè, voler provarle. Perché. Cioè, le cure purtroppo ce le hai limitate. E non puoi andare a provare un boss fino a che non ti riesce, cioè a un certo punto devi farmare. A meno che non fai un backup di salvataggio. Allora in quel caso potrebbe essere. Lì sarebbe fattibile come cosa. Vediamo se ce la faccio. Senza livellare, senza niente, senza Molotov. Let's go. Che succede? che succede? mi fa male, ecco che succede. Quando si fa sti attacchi e ti fa il danno è orrendo. Sei un po' inceppato con le manate o sbaglio? L'avete visto, vero, quell'attacco? Quello è il tipico attacco wifi. Allora, comunque, Star Wars te lo consiglio. Le inventazioni sono fantastiche anche se il sistema di è copiato da sé. Eh, l'ho visto che mi sa che l'ha richiamato molto Star Wars. Ho fatto la foglia, ho preso la guida completa di Dark Souls 3 30 bombe. Si punta al platino, grande. Non è facile il platino di, di Dark Souls 3. Piano, eh? devi, devi fare un, tutte le su queste, dei personaggi. una rottura di cazzo. Tutte le, cioè, devi raccogliere. Cioè, beh, tutte le gesture, tutti gli incantesimi, tutte le infusioni, e quelle, tutti gli anelli, e tutto quel. È una rottura di cazzo. È una rottura di cazzo. Io mi ci metterò un futuro, forse, ma... Eh, Bloodborne è molto più sbrigativo. E mi piace anche un po' per quello, perché alla fine il platino, sì, deve essere un po' ricercato, non dico che deve essere facile, però non ti manchi mettere lì e collezionare singola cosa che poi in una run, se sminchi qualcosa, magari quell'anello non lo pigli più, quella gesture, eh? E poi la gesture, la gesture, voglio dire, chi cazzo se ne frega delle gesture? Comunque, Bono. Ci si è fatta. Ora un altro boss non riusciamo a farlo perché. Oddio. Se rascio, sì forse. Ma devo essere bravo. Allora facciamo così, prendiamoci Cinque fiale. 5 proiettili Vai, si fa solo con questa roba. No, per me sono quei platini veramente troppo rotture di scatole. Cioè, ci vuole pazienza che non ho, perché non è che scopri nuove cose nel gioco, no? Cioè ti rompi solo le palle sull'euro. Invece ti costringe a fare calcio. Ma almeno scopri un po' di boss nuovi, cioè un po' di roba nuova. Vale la pena, le armi non sono così tante da dire che palle, i boss non sono così tanti da dire che palle devo farmene altri, eh, quindi per quello. Anche Sekiro è uguale, non è frustrante e è... palloso. Allora, corriamo e basta, vediamo se riusciamo ad arrivare al boss. Correndo e basta. Sì, ma Guarda, lo preferisco... Cioè, il fatto che tu debba stare attento a così tante cose in una run che puoi sminchiare e poi non ottenere più, per me è una rottura di cazzo. Che, sai, fossero un paio di cose e dici, vabbè, ci stai attento, ma sono tante cose lì a cui stare attento. Comunque io, raga, non porto neanche sull'arma, se va avanti così, mi sa che va male, male, male. Eh. che questi ora... Ah, poi, ovviamente ognuno ha... lo vede a modo suo per i trofei, cioè c'è chi proprio... Se mette lì li vuole prendere tutti oppure c'è quel gioco che gli piace in particolare che vuole platinare Cioè io tipo volevo anche platinare Più ancora che uscisse Io ho detto vai Kingdom Hearts non importa com'è lo platino Poi però alla fine Non l'ho platinato perché il gioco era quello che era Una mezza Una mezza ciofeca Non brutto però insomma Ok stili buona serata caro Tanto 5 minuti dovrò staccare anche io comunque Bella è che ora cioè ritorna in house col DLC. L'hanno lanciato sto DLC in Pompa Magna 29 euro. Eh. Ma che cazzo te lo compra sto DLC? Ma neanche più i fan te lo comprano a momenti. Anche che poi ho visto, hanno venduto anche il DLC con la possibilità del biglietto del concerto, che era a Milano, non ricordo, cioè non lo so, c'era un concerto, e faceva veramente cagare poi mi hanno detto. Quindi guarda... Il brand mi sa che avrà forse un'ultima occasione e poi mi sa che... Tre lì. Anche se i progetti non saranno sicuramente quelli, però... Non so in quanti saranno disposti, Aspetteranno con così tanta trepidazione un altro capitolo di Kingdom Hearts. Sì, sì, c'era. 29 euro se non sbaglio, senza biglietti, senza concerto. E 39 col concerto. Credo. Non ricordo. Comunque c'era questa cosa del concerto che però mi hanno detto era una ciofeca. Che poi è un peccato perché la, la colonna sonora di Kingdom Hearts è stupenda, ragazzi. E se floppano una cosa del genere vuol dire che sopra proprio stronzi. Bruciata e abbandonata dal Sei un cacciatore sangue, come i migliori cacciatori. No, pensare che tu ancora sogni. Beh, quando farai il prossimo sogno? Rifletti bene. Ma dai, che bastardo. Speravo di scappare in tempo. Sì, ma anche la Square Enix in generale è sempre OST di grande livello. Non ricordo un gioco Square Enix di cui non abbia nemmeno detto di un brano: wow, che bello. In genere sono tutti, tutti belli. Anche Final Fantasy XV che ho giocato, e Kingdom Hearts. Po insomma, poi non è che abbia giocato molti altri titoli della Square. Eh? Oddio, no, forse sì, solo che adesso non me lo ricordo. Io non ho capito perché mi ha. mi ha attaccato adesso. Che non gli ho ucciso nessuna creatura. Fece anche la conno sonora di. Episcopi, bello, Episcopi. Io ho qui il 2, ragazzi. C ho qui ancora il 2. Purtroppo non c'è il platino. Altrimenti ci avrei provato a platinarlo. Ho giocato all'1, il 2 e anche il 3. E in realtà mi sono piaciuti tutti quanti, eh. Anche il 3 mi è piaciuto. Lo fa per difendere all'Dana, questo lo so. Il, tre, il fatto è che sapevo, ero rimasto, che se te non gli uccidevi una creatura, se te non uccidevi nessuno mentre lui ti vedeva, lui non ti attaccava. Lo so che lo pro vuole proteggere. Madonna santa. Male male qua, eh. Oh. Bravo. Sì, non c'è... Eh... Non c'è, ma ho preso tutti i trofei, quindi me lo sento il platino, eh, lo so. Io devo ancora prendere tutte le scimmiette. Che poi la cosa più bella, ragazzi, di Episcopi 2 era il Monkey Football. Il Monkey Football era over the top. Io giocavo. Cioè, a volte mettevi Episcopi solo per giocare a Monkey Football. Che ti pigliavi. Catturavi le scimmie e poi le usavi nel minigioco. Era una figata. Che è successo? Ah, si è schi. Bellissimo! Cosa? No, aspetta. Non... No. no? Non doveva andare così? Non mi, non mi ha droppato l'oggetto? What? Me lo ricordo per PS1 quando... Quanto quello... Ah? Eh? Episcape, eh, il primo Episcape era su Play 1, il 2 su PlayStation 2 era. Ora però abbiamo un problema. Non mi ha droppato lo stemma del cacciatore suo. questo E in teoria quando cade di sotto e esce e rientri te lo dovrebbe droppare lì, su lì sopra. Vediamo un po'. Se no siamo senza oggetto. Ok, bene. Che poi non è che è un problema. Non prendi la sua arma, ma. Pace. Comunque, siamo stati bravi. Abbiamo fatto cadere il, il bossettino là in alto. Ora purtroppo sono le 20 quindi devo staccarle. E non so se in futuro sarò ancora qui in live. Penso di no, perché appunto ogni mese cambiano poi gli streamer. Quindi. Uh, credo che. Non so se ci sarò ancora. Se ci sarò ancora sarò contentissimo di continuare a streamare qua Insieme a voi. Uh, o ma non faremo anche altro. Eh, vediamo uh, Uno spazzetto a settimana. Qua sarei felicissimo di averlo. Però vediamo uh, Cosa. Perché ci sono delle regole da rispettare. Ecco. Comunque in caso se qualcuno interessasse, eh, il mio canale è umbe-vgb qui su Twitch, ora in realtà sto streamando poco in questo periodo, ho anche un canale YouTube dove se qualcuno è interessato può rivedere alcuni video, di Sekiro, di Bloodborne, eh, boh, poi boh, ho fatto qualche video su Destiny, ma in realtà non è che mh, niente di serio, in realtà di Destiny ho fatto qualche guida così randomica. E... Ora vedrò quando ristreamerò. Dovrei, forse domani, sì, ma non lo so, raga, Non prometto niente perché, come vi ho detto, mi devo, mi devo trasferire. Probabilmente devo cambiare un po' di cose. Quindi, ci sta che non streamerò in modo consistente. Però, ecco, una volta ogni tanto. Streamerò. Non è che voglio abbandonare tutto. Cercherò in qualche modo di dirvelo. Quindi, se volete lasciare il follow, lo sapete dove trovarmi. E io vi saluto. Sono contento. Spero vi siete divertiti a scambiare qualche. Parolina insieme a me e anche tra di voi, soprattutto. Grazie mille. Grazie mille, Talosh, uh, Grazie. E niente, detto questo, io vi do un salutone forte forte. Nemmeno un abbraccio, un salutone forte. E vi lascio a quello che vorrete fare. Quindi buona serata e ci rivedremo sul mio canale oppure qua, chi lo sa. Ciao a tutti, ragazzi. Grazie mille per la compagnia.